Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Questa 26ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, ruota intorno a questa parabola del Vangelo, la parabola dei due figli, uno che va a lavorare nella vigna pur avendo risposto di no, e uno che non ci va pur avendo risposto di sì. Come sempre, il Vangelo è strettamente connesso con la prima lettura, dove il profeta Ezechiele lancia una luce, diciamo, preventiva sul Vangelo, illuminando anche alcune coordinate di interpretazione. Poi c'è la seconda lettura, a cui dedicherò l'omelia di domani con l'aiuto del Signore, che è veramente una lezione magistrale, in cui mostro la perfezione assoluta con cui Gesù, nella sua mediazione, ha perfettamente compiuto la volontà del Padre, che è come se fosse, sapete, c'era mio padre spirituale che mi diceva che io assomigliavo al secondo servo, quello che dice di no e poi se mentre ci va. Però bisogna ricordare una cosa, che c'è un soggetto sottinteso nel Vangelo, c'è un terzo personaggio, che è quello che dice di sì e poi ci va. Ecco, questo assomiglia a Gesù e alla Madonna, quindi dobbiamo cercare di diventare simili a loro, che dice vai a lavorare la vita, sì e ci va. Quindi non è quello che dice di sì e poi non ci va, o quello che dice di no e poi ci va. È anche dire di no e andarci, piuttosto che dire di sì e non andarcelo. Chi sono questi personaggi? Allora, cominciamo a inquadrare. Anzitutto, sapete, quando si legge il Vangelo bisogna sempre vedere l'incipit. A chi sta parlando Gesù? Con chi ce l'ha? Capite? Sapete, quando uno parla, noi cominciamo ad ascoltare, ma questo con chi ce l'ha? Dove andava? Ecco, Gesù dice, in quel tempo Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, quindi a quelli che si pensavano di essere i primi della classe, i più bravi di tutti, i più santi di tutti, quelli che erano senza peccato, che si sentivano legittimati a guardare tutti dall'alto in basso. E gli fa questa parabola. È chiaro che chi sono quelli che hanno detto sì sì vado e poi non ci vanno a lavorare la vigna? Chi sono? Sono questi, sono loro. E chi sono quelli che dicono di no e poi ci vanno? Gesù lo dice, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel mio decennio. Immaginate alle autorità ebraiche le prostitute, i pubblicani erano proprio i peccatori per antonomasia, quelli proprio considerati pubblici peccatori, d'accordo? Quindi è talmente proprio nauseabondi da scansare, da essere proprio ai margini della società, non ci posso neanche avvicinare. Ricordate quando la Maddalena va, quell'episodio del Vangelo di Luca, va a piangere per i di Gesù, gli piange, gli bagna i piedi con le lacrime e poi li asciuga, tutti scandalizzati, cioè, una prostituta l'ha toccato. Se questo fosse un profeta l'avrebbe presa a calcio, non si lascerebbe mai toccare da una donnaccia del genere. Quindi c'era questo contesto. Allora, che significa? E poi Gesù richiama San Giovanni Battista. È venuto poi Giovanni nella vita della giustizia, voi non gli avete creduto. Voi sapete San Giovanni Battista che tipo di predicazione faceva? San Giovanni Battista, mia madre che era romana di Roma, diceva a chi le dà e a chi le promette. Giovanni Battista era un caterpillar, d'accordo? Chiunque gli andava davanti e aveva una predicazione forte, incisiva, ci aveva sempre il bisturi in mano e esortava le persone a fare cosa? A riconoscersi peccatori. E sapete, il battesimo di San Giovanni Battista non era un sacramento, ma era un gesto penitenziale. E la gente andava chinando il capo davanti a San Giovanni Battista confessando i propri peccati, a dire io sono un ladro, io sono un fornicatore, io sono un adultero, io sono un superbo, io sono un pubblicano, io ho fatto una prostituta, io ho frodato lo Stato, io non ho pagato le tasse, io ho rubato, io non sono andato a messa la domenica, non sono andato in sinagoga il sabato, ma tante la stessa cosa, io ho bestemmiato, io ho detto un sacco di parolacce, tutte queste cose qui. Allora, qual è il senso di questa parabola? Allora, noi sappiamo che Gesù, questo lo abbiamo imparato a catechismo, il nome stesso di Gesù significa in ebraico Dio salva. D'accordo? Che cosa c'è venuto a fare Gesù sulla terra? Che è venuto a fare? È venuto a salvare gli uomini dal loro peccato. Quindi, la prima cosa l'uomo deve fare per comprendere, per accogliere Gesù e per far fare a Gesù quello che è venuto a fare per noi
e che l'unica cosa importante per la nostra vita, cioè salvarci dai peccati, qual è? È riconoscersi peccatori. Il Papa a volte esagera pure un po', no, non devo dire che il Papa esagera, però ripete spesso, d'accordo? Perché sa che un problema grosso oggi dentro la coscienza del popolo di Dio è che non ci si sente più peccatori. Ora, non dovete fare niente, provate adesso in coscienza, no? Ma tu nel cuore tuo profondo ti senti profondamente peccatore. Cioè sei capace, per esempio, di passare in rassegna la tua vita, no? Da quando avevi 7-8 anni a oggi, con i 10 comandamenti davanti, quello che ti ricordi. E sei capace, a luce di questo, di dire: Signore mio, io sono peccatore, forse è meglio che faccio la confessione tutta quanta la vita, perché magari tante cose non ho mai dette, non ci ho mai pensato. Questo è un passaggio fondamentale della nostra esistenza, perché Gesù è venuto sulla terra, ha sofferto tutto quello che ha sofferto. Oggi stiamo a messa, e c'è stato sacerdote in confessionale, e ci sto io che sto celebrando, solo per questo. Cioè, un cristianesimo dove non c'è più il senso del peccato, non è più cristiano, non serve più, cioè, Gesù non serve più a niente. Gesù non è venuto sulla terra e, come dire, a fare opere di, come dire, di promozione umana o di filantropia, d'accordo? O di carità. Certo, i cristiani fanno anche queste cose e le fanno per amore del Signore, ma la causa principale della discesa di Gesù sulla terra e soprattutto delle sue sofferenze è salvare l'uomo dal peccato. Quindi capite che in questa parabola Gesù sta dicendo implicitamente che il genere umano si distingue in due categorie di persone. Siamo tutti peccatori, però ci sono i peccatori che sanno di essere, i pubblicani e le prostitute, cioè, e quelli che pensano di non esserlo, i principi dei sacerdoti e gli anziani del popolo. Voi capite che quando Gesù bersaglia le autorità religiose, indirettamente bersaglia anche noi, capite perché? Io vi dico, ve l'ho detto tante volte, lo sentirete ripetere fino a quando sto a Sermoneta, fino alla nausea, perché l'ho constatato innumerevoli volte. Le persone che si sentono meno peccatori, sapete chi sono? Sono quelle che più o meno sono vicine alla Chiesa in qualche modo. Perché per il fatto di essere in qualche modo sempre vicini, ci si pensa, ci si illude di essere nel giusto, ma non è così. Allora, non esiste nessun vero cammino cristiano che non passi attraverso questa progressiva presa di coscienza. Cioè la presa di coscienza del nostro peccato non è finalizzata alla disperazione o a entrare in depressione, capite? Perché Gesù è venuto a salvarci. Appena prendi coscienza del peccato, prima ancora che questo accada, già Gesù c'è la mano tesa davanti a te e ti offre la sua misericordia e dice: non ti preoccupare, io l'ho sempre saputo che tu hai fatto tutte queste cose, adesso lo sai pure tu. Quindi vieni in confessionale, mi chiedi perdono e io mi dimenticherò tutto, capite? Quindi non è una tragedia, capite? Però è un passaggio necessario, perché altrimenti, ripeto, si vanifica l'azione del Signore. Cioè, voi immaginate Gesù che ti si presenta dinanzi, provate a immaginarlo davanti a te, ti dice: fratello mio, sorella mia, io sono morto in croce per te, d'accordo? Bene, per quali cose tu hai fatto? Io sono morto per te. Sapremo rispondere a questa domanda? Sinceramente, adesso non è un qualcosa che dobbiamo porci nel cuore. E se questo non lo sappiamo fare, è un problema. Nel senso che dobbiamo chiedere al Signore la luce. Allora, che ci mandi un po' di Giovanni Battista, cioè, ci stanno ancora in giro in chiesa un po' di Giovanni Battista, che parlino. Che spieghino: guarda, i peccati di oggi sono questo e quindi tu confronta la tua coscienza con questo, vedi come stai messo e se c'è qualcosa che non va riconosciti peccatore e chiedi perdono a Gesù. Se non c'è questo passaggio non c'è autenticità di vita cristiana. Allora, uno sguardo vuole anche sulla prima lettura che appunto illumina, no? Allora, esordisce così il profeta. Dice il Signore: voi dite, si rivolge al popolo, non è retto il modo di agire del Signore. Allora, qual è lo sfondo? Quando c'è qualcosa che non funziona, con chi ce la prendiamo noi? Sempre, d'accordo? Vuoi i bambini di fame?
di chi è la colpa? Perché Dio, se è così buono, può aprire i bambini, va, d'accordo? Le cose vanno storte, arrivano, non lo so, le sciagure, le catastrofi, le terremoti, perché Dio, che è così buono, non ci preserva dai terremoti? D'accordo? Ci stanno i terroristi che vanno a fare gli attentati, perché Dio, che è così buono, non fulmina tutti quanti i terroristi e li lascia agire? Poi stanno qua della nostra vita. Perché io sono tutto storto nella vita? Perché il matrimonio è andato a scatafascio? Perché mio figlio non mi dice tutto quello che volete, d'accordo? Allora, qui purtroppo, dentro il cuore dell'uomo, per la verità, come dire, fomentato, istigato, meglio sarebbe dire, dal diavolo, che è sempre quello che dà cattivi consigli, qui sembra che il nostro Signore sia legato a tutti quanti i problemi dell'universo. Proviamo a pensarci, perché ci vuole poco a pensare in questo modo. Anche quando noi facciamo un lamento della nostra esistenza, se noi ci lamentiamo sapendo che non si muove voglia che Dio non voglia, di fatto stiamo facendo un piccolo appunto al Signore, sia che lo vogliamo, sia che non lo vogliamo, sia che ci pensiamo, sia che non ci pensiamo. Allora qui il nostro Signore una volta tanto fa un po' l'avvocato, fa la ringa, mi spero, aspetta, ascolta popolo di Israele, non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Da dove vengono tutti quanti i mali che ci affliggono? Ecco che questo è il prologo del Vangelo. Da dove vengono i mali che ci affliggono? Secondo noi, dal fatto che Dio non si muove o dal fatto che noi ci muoviamo malamente e quindi andiamo a fare guai su guai? Perché non riconoscersi peccatori non comporta soltanto il fatto che io prendo vana l'azione salvifica di Gesù, ma ne comporta altri due, che io penso che la colpa delle cose storte siano sempre degli altri, o di Dio, perché la prendo con lui, o del prossimo. E allora ci sono le persone che passano la vita tagliando, cucendo e parlando male di tutti, d'accordo? Che è sempre colpa degli altri, capite? La scrittura dice che il giusto al principio di ogni suo discorso, sapete che fa? Accusa se stesso. Quello che fa Dio va sempre tutto bene. Quello che fanno gli altri, io cerco di vedere le cose che vanno bene. Se qualcosa va poco bene, cerco di scusarlo e prego per lui. E invece me stesso mi passo sempre raggi X e mi rendo conto che sono io la causa delle cose che non funzionano. Sapete, quando una persona si sente veramente peccatore, guardate, questa è una cosa molto importante, quando arriva un terremoto, capite bene il senso di quello che sto dicendo, sapete cosa pensa? Questo terremoto è avuto pure per colpa mia, perché il male prodotto dal peccato dell'uomo è talmente devastante che provoca una sorta di ribellione addirittura nella creazione, capite? Perché tutta quanta la creazione che è uscita dalle mani di Dio, a differenza di noi, non ci pensiamo mai, a Dio gli obbedisce. Il sole ci dà la sua luce tutti i giorni, la pioggia viene e permette la vita sulla terra quando è opportuno, capite? E la terra, quando non c'è stato il terremoto, si mantiene ferma e dà alimento alle piante, dà i frutti della terra e dà stabilità al nostro suolo e alle nostre case. Cioè, nella creazione tutto funziona in maniera perfetta se l'uomo lo lascia in pace al creato, ma se noi lo violentiamo o in qualche modo lo disordiniamo con il riverbero delle nostre cattive azioni, quello si rivolta contro. A una persona illuminata, quando viene il terremoto, non se la prende in un padre eterno che ha tenuto il terremoto, ma come facevano quelli che scendevano dal Monte Calvario con la morte di Gesù, si battevano il petto e dicevano: forse anche io qualche bestemmia l'ho detto, perdonate, vi faccio un esempio, ho fatto tremare la terra, io, non il padre eterno. Allora, il profeta continua: se il giusto si allontana dalla giustizia per commettere l'iniquità, e a causa di questa muore, e di muore per l'iniquità che ha commessa. Morire non è solo la morte fisica, morire nella Sacra Scrittura indica lo stare male. Se voi sapete che la morte è il più grande male che ci possa accadere, da dove viene la morte? Dal male commesso da un uomo. Quindi quando noi stiamo male, vediamo del male in giro, una persona illuminata, un credente, subito immediatamente pensa: questo male viene dai peccati degli uomini, punto e basta, da nient'altro che questo. Non c'entra Dio con questo.
Dio fa soltanto il bene. Viceversa, se l'ingiusto desiste dall'ingiustizia che ha commesso e agisce con giustizia e rettitudine, egli fa vivere se stesso, ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Quindi vedete come anche questa lettura, e concludo, ribadisce il concetto del Vangelo. Capite? Quando ci si sente peccatori, si è coscienti che il male che c'è è produzione propria. E se voglio contribuire al benessere della Chiesa, del mondo, di me stesso, della mia famiglia, del mio lavoro, c'è solo una cosa che devo fare: desistere da tutte le cose che non funzionano e che scoprono come tali davanti a Dio in coscienza e cominciare ad agire bene. Ci sono grandi problemi nel mondo della Chiesa, che cosa ne posso fare? Facciamo una rivoluzione? Andiamo a sparare? Facciamo una manifestazione? Sapete cosa pensa un cristiano? Lo sai come lo cambia il mondo? Se io divento santo e prego per il mondo, non c'è nient'altro da fare, non ci sono altre cose da fare, non ci stanno da fare rivoluzioni, non ci stanno da fare manifestazioni. Queste sono cose che fanno le persone che vivono nel mondo, che possono anche avere il loro fondamento, la loro ragione di essere, ma noi abbiamo una luce differente. C'è una canzone di un gruppo rock cattolico, si chiama The Sun, molto molto, che è buono per i giovani, che dice queste testuali parole: chi cambia sé cambia il mondo. Questa è una grande notizia da meditare e è la sintesi del messaggio di questa domenica. Chiediamo a Maria Santissima che ci dia sempre della luce per conoscere profondamente noi stessi e la verità di ciò su cui oggi la Sacra Scrittura ci ha fatto riflettere, perché impariamo a sentirci peccatori, non certamente per rimanere come stiamo, per andare a ricevere la misericordia del Signore, togliere il peccato dalla nostra vita, crescere nella santità e contribuire al vero benessere di noi stessi, dei nostri prossimi, della Chiesa e del mondo. Sia lodato Gesù e Maria.